Ospite di Belve con Francesca Fagnani, Ilary Blasi ha parlato della frecciatina lanciata ad Alfonso Signorini Dura nella prima puntata dell'Isola dei Famosi, da opinionista a conduttore è un attimo, spiegandone il significato. Inevitabile poi una domanda sulla presunta crisi con il marito Francesco Totti, poi smentita, ospite di Belve con Francesca Fagnani, Ilary Blasi è tornata a parlare della sua vita privata, soffermandosi ancora una volta sulla vicenda della presunta crisi con Francesco Totti, poi smentita, che per settimane è finita al centro dei gossip. Non solo, la conduttrice dell'Isola dei Famosi è tornata anche sulla frecciatina lanciata al collega Alfonso Signorini durante la prima puntata del reality di Canale 5, da opinionista a conduttore è un attimo. È stata questa la frecciatina che Ilary Blasi ha lanciato al collega Signorini mentre stava presentando gli opinionisti dell'Isola dei Famosi di quest'anno, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Non ha citato espressamente il suo nome, ma il riferimento è apparso in modo evidente agli occhi di tutti, soprattutto sui social. Signorini, infatti, prima di condurre il Grande Fratello VIP, ne è stato opinionista per ben due edizioni, condotte proprio da Ilary Blasi. Ora è lei a spiegare a Francesca Fagnani il significato di quelle parole, pronunciate non con cattiveria, anzi, io e Alfonso abbiamo lavorato insieme per 3 anni, io conducevo il Grande Fratello, lui faceva l'opinionista. Ci siamo divertiti tantissimo, siamo molto in confidenza. Non andrei mai a casa sua a dire, devi sparire, l'ho fatto perché ho confidenza, è un gioco. Quando ho detto quella cosa è stata vista in maniera negativa, ma in realtà era positiva, ho fatto un complimento a Vladimir come per dire non si sa mai nella vita, chi potrebbe aver organizzato la foto di Noemi Bocchi allo stadio, quasi inevitabile, per la Blasi, tornare a fare chiarezza sulla presunta separazione dal marito, a lungo chiacchierata sui giornali. Già in una recente intervista rilasciata a Verissimo, la conduttrice aveva smentito ogni rumors, sostenendo anche che qualcuno avesse organizzato la foto di Noemi Bocchi, la presunta amante di Totti, allo stadio. Oh.